Concluso il vertice, inizia il piano Mattei, un successo, la 2 giorni romana per la Premier Meloni, far sedere sullo stesso tavolo 46 capi di Stato di governo e rappresentanti di paesi africani, ma ora arriva il difficile dare contenuto al piano, fatti e non parole. L'Italia e le nazioni africane e grazie alla vostra presenza numerosa, qualificata, che dimostra l'interesse verso la posizione italiana, possiamo dire che è stato un successo, ma lo dobbiamo soprattutto a voi, ai vostri contributi, alla vostra partecipazione. A Palazzo Chigi la Premier continua con i bilaterali già avviati ieri al Senato, questa volta tocca ad Etiopia, Somalia, Marocco e Costa d'Avorio. Il piano Mattei prevede un primo stanziamento di 5,5 miliardi per avviare i cosiddetti progetti pilota in diversi paesi. Questo per rispondere anche alle critiche emerse ieri, come quelle del Presidente della Commissione dell'Unione Africana, che ha Alcune chiesto precedenti maggior dichiarazioni, coinvolgimento. sottolineare con L'Afrique n'est forza pas che seulement l'Africa au partenaire en mendiant. Non vuole essere Rien. non vuole tendere la mano. Notre Noi non ambition siamo est dei diligente. mendicanti, la nostra Nous ambizione è plaidons molto en più faveur d'un alta. changement Critiche al piano Mattei e ai risultati del summit arrivano dalle Devo opposizioni. dire che questa è una politica assolutamente predatoria e ne ha la responsabilità questo governo che tra l'altro usa il fondo per il clima per utilizzare il gas, totalmente improprio.